direttore, un commento sul Discab Research Day 2021. Beh, per me è un momento di grande soddisfazione, innanzitutto perché è il mio dipartimento, il dipartimento di cui sono stato direttore per vari mandati, in secondo luogo perché è la celebrazione della ricerca, che è l'attività più specifica dei dipartimenti, che ohimè con la legge Gelmini hanno acquisito anche competenze sulla didattica, ma che rimangono il centro coordinatore e organizzatore dell'attività di ricerca. Il Discab se la cava bene, sono molto soddisfatto delle performance del mio dipartimento. Perché il Discab Research Day? Abbiamo pensato di organizzare questa giornata dedicata alla ricerca dipartimentale come momento di incontro e di verifica delle attività progettuali che sono state finanziate con un bando specifico emanato dal Dipartimento l'anno scorso per il finanziamento di progetti di ricerca che vedessero dessero un sostegno ai giovani ricercatori e quindi stimolassero i gruppi di ricerca a mettere in campo le giovani risorse e che guardassero alla interdisciplinarietà, quindi cercando di convogliare le risorse umane che abbiamo in dipartimento su tematiche comuni al fine di ampliare un po' quella che è la ricerca dipartimentale e riuscire a avere dei risultati il più brillanti possibili. Questa giornata l'abbiamo pensata con una parte di talk che comincerà tra poco e una parte invece questa mattina di esposizioni poster da parte dei nostri dottorandi di ricerca, assegnisti e specializzanti afferenti al dipartimento. E devo dire che è stata una mattinata molto interessante, c'è stato molto entusiasmo nel ritrovarci tutti insieme finalmente dopo 2 anni di isolamento, di pandemia, intorno a discorsi che siano di scienza, di ricerca. È una giornata molto importante per il nostro dipartimento perché è una giornata dedicata alla ricerca e ovviamente questa mattinata l'abbiamo dedicata soprattutto ai dottorandi che presenteranno in questa giornata i loro progetti di ricerca. Dottorandi in medicina sperimentale, che è il dottorato di ricerca che ovviamente è nel nostro dipartimento. Ci dice qualche numero relativo ai dottorati in corso? Sì, ovviamente ad oggi sono attivi 4 cicli di dottorato, dal 34esimo ciclo al 37esimo ciclo. Abbiamo ogni anno 8 borse più 2 posizioni senza borsa, quindi di media abbiamo 10 dottorandi per ogni anno, per ogni ciclo, e devo dire negli ultimi anni abbiamo avuto la possibilità di aprire attraverso, grazie ai progetti PON, di avere dei posti aggiuntivi che sono dottorati di ricerca di tipo industriale, dove c'è appunto la compartecipazione anche delle aziende e dei laboratori esteri. E molti dei nostri dottorandi svolgono una parte del loro dottorato di ricerca all'estero, quindi in laboratori dove possono completare il loro progetto. Questa mattina sono 35 poster presentati dai nostri dottorandi che appartengono appunto ai 4 cicli che sono ancora attivi e coprono le 4 aree, i 4 curriculum che noi abbiamo del dottorato, che sono appunto biotecnologie, scienze biochimiche, scienze cliniche, mediche e chirurgiche, neuroscienze di base e cliniche e poi il curriculum di medicina sperimentale vero e proprio. Quindi i progetti sono i progetti che loro stanno svolgendo durante il loro percorso di dottorato. Sono Francesco Petragnano, sono un dottorando del corso di medicina sperimentale del Dipartimento Discab, curriculum neuroscienze. Sono al 34esimo ciclo, che sarebbe l'ultimo anno del dottorato, e il mio progetto di ricerca si basa sulla descrizione del comportamento del recettore muscarinico M2, che è un recettore accoppiato a proteine G che si comporta in maniera, diciamo, un po' anomala rispetto al normale, in quanto riesce a produrre una parte del suo recettore che si va a localizzare nei mitocondri e ha un effetto, diciamo, protettivo sull'economia globale della cellula. Questo è un progetto appunto che si è svolto durante questi 3 anni e che mi ha portato anche a lavorare in collaborazione con un istituto di Berlino, il Max del Brook Center, che ci ha, diciamo, supportato in questa collaborazione per questo progetto di ricerca. Alla scoperta dei progetti di ricerca.
Sono Lucia Romano, sono una dottoranda al secondo anno del 36esimo ciclo di dottorato e il mio progetto di ricerca è dell'area chirurgica. Io afferisco al reparto di chirurgia generale universitaria dell'ospedale dell'Aquila e il progetto di ricerca riguarda in particolare la patologia della parete addominale in termini di biomateriali e di tecnologie mininvasive. Ora, nel primo anno di dottorato abbiamo cercato di concentrarci per lo più, vista anche la situazione, diciamo, pandemica, abbiamo cercato di concentrarci per lo più sullo studio dei biomateriali, quindi dei materiali biocompatibili e dell'utilizzo di questi materiali sia da un lato per il trattamento, da un lato invece nell'ambito della prevenzione, quindi con l'identificazione dei pazienti operati in urgenza che sono più a rischio di sviluppare complicanze, in modo tale da valutare se questo tipo di protesi addominali possono essere utilizzate in via profilattica in questo tipo di pazienti.